Sì, comincio ad aprire e poi devo dire un'altra cosa, devo continuare a chiudere un concetto. Mentre tu apri, per favore, e mettiti davanti al sole, se no va in surriscaldamento anche questo. Non è che ti faccia tanta ombra, servirei io per farti tanta ombra. Però serve per il telefonino, non per Ma me. adesso, scusa, ma ho Era fatto il per il telefono. telefonino, quindi va bene per il telefonino. Che piccolino. No, io so, vuoi l'ombrello? No, ma non è No, per me l'ombra, è per il telefonino, quindi va bene. Va bene, vai bene anche tu. Il telefonino ti entra in pancia. compro anche Anche quello. in laterale, brava. Appena appena nel laterale, io invece nel laterale copro anche lei. Cioè, che dire? Cioè, capite che ce ne sarebbe tanto da dire. Nonostante tutta la situazione, noi stiamo ridendo. Io non penso che le persone che sono scese stanno ridendo. Non penso proprio. Quindi io non ho bisogno di tirarmi energie negative, capito? Posso esaminare, posso parlarne, posso valutare, ma sempre con il giusto distacco. Non mi devo far investire volevo chiudere ancora meglio con una precisazione il concetto di informazione, della libertà di informazione. Dietro il sequestro del telefonino c'era la volontà di non farmi utilizzare più il canale ed è stata coperta questa volontà con che io abbia postato dei video del tribunale sul canale. Ora, io non ho esaminato molto quel concetto, l'ho detto, ma non l'ho straesaminato. Per quale motivo? Perché in realtà è palese che l'accusa poi venga fatta cadere. Perché? Perché io in sede di giudizio chiederò dimostrazioni di questa accusa. Ovviamente sapendo che io non ho postato nessun audio dell'interno del edificio, perché loro fanno riferimento a due persone che mi denunciano, il funzionario dirigente della PASO che è della trasformazione giuridica e la giudice con la quale abbiamo avuto a che fare quando in una delle deposizioni di atti abbiamo incontrato. Peccato che di quei rapporti là io non ho postato niente sul canale. Quindi, aver mosso un'accusa, aver prodotto un sequestro, aver messo in carcere un soggetto che io poi avrei difeso di conseguenza, sapete cosa portava avanti? Altro che verità, altro che rivendicazione. Nella stessa possibilità ho evitato di utilizzare un ulteriore unico telefono per le registrazioni, per le dirette. E il canale io lo apro anche da un computer X, telefonini, computer, altri dispositivi. Questo che cosa non consente? Di non attaccarsi a niente, perché dovrebbero sequestrare 3.500 telefonini e dispositivi anche pubblici, perché io ho aperto il canale anche da computer
di Internet Point. E che facciamo? Andiamo a prendere il computer dell'Internet Point. La volontà di non portare all'opinione pubblica ciò che sta accadendo è in visione della nuova riforma della giustizia, dove la libertà di espressione, anche comunicativa, anche attraverso un canale, anche televisivo. Eh sì, perché questo canale è una forma privata di televisione. Provate ad accusarmi che non lo devo fare, visto che non ci sono proventi dietro e che questo canale non viene. Glielo devo chiedere di persona come sta. No, vabbè, non c'è più voglia di dire niente. Saluta l'Italia. No, a luna mi alzo da qui. Va bene, via, lascio la parola a voi. Peccato perché è che così poco privato questo canale. Luca, non ti si sente? Ho sentito solo peccato. Luca, esci e rientri, per favore. Adesso? Meglio? Stavo dicendo peccato che è così poco privato questo canale. Peccato. Comunque, nella lucidità c'è solo una cosa. Qualsiasi legge stiano usando, l'unica cosa lucida che c'è, e io mi immagino anche quegli uomini così grossi, così, no? Dicono che cavolo dobbiamo fare oggi, dobbiamo spostare Valentina. L'unica cosa di lucido che c'è è che non ti vogliono lì. L'unica cosa, quelle scale, quel marciapiede è mio. È mio. L'unica cosa di lucido, perché se no non si spiega, no? Dice, beh, l'hai buttata giù, e adesso? E adesso? La lucidità si ferma lì. Sicuramente loro credono di essere nella legge, però penso che anche a loro i punti di domanda iniziano a farsi in testa, no? Beh, la buttiamo giù, e mo? E mo? Cioè, quella torna e noi siamo qua dentro. Sì, abbiamo fatto il nostro teatrino oggi, che dovevamo fare, fatto, a posto, lavoro eseguito dalla giornata, a posto. Però, legge, io se fossi loro inizierei veramente a dire, ma perché non andiamo avanti? Cioè, l'unica cosa che è chiara, Valentina, che ti stanno facendo capire, la questura, vuoi o non vuoi, pubblica o non pubblico, scale, gradini, quello che vuoi. Luca. Dica. Fermola. Cose solite, ho capito. Vediamo se rientra, se ci ha sentito fino a qua. E anche a me di due. Ci hai sentito? No, Luca! Allora, ti hanno chiuso quando tu eri al punto dove dicevi a due domande se le stanno facendo anche loro, poi non mi hanno permesso che tu mi ascoltassi e poi hanno chiuso. Ah sì, io non ti ho più ascoltato, pensavo che stavi ancora ascoltando, quindi figurati. Sì, no, ma vabbè. Mai anche per loro sta diventando cioè, ecco un'altra cosa lucida che hanno è questa roba qui, no? Cioè, non,
cercare di fermare questa divulgazione con le persone che vogliono capire. Cioè, poi io dico solo una cosa, che ogni giorno, tassello su tassello, stanno facendo una grande figura proprio pessima, come polizia, come uomini, come quello che c'è. Perché poi là ci sarà sicuramente una persona che scende quelle scale, che dà ordini anche agli altri, ma scende sapendo quello che fa o scende spostiamo Valentina e basta? Cioè, immagino anche che il ruolo che abbiano queste persone, cioè, sia un po' anche denigrante fermarsi lì. Cioè, bello, abbiamo fatto ordine pubblico 3 secondi, abbiamo buttato giù Valentina e poi? Cioè, io non so, perché immagino che anche lì il loro responsabile, chiamiamo così, stia aspettando sempre, ma la magistratura dov'è? Stia aspettando sempre quello. Lucidità per lucidità, la magistratura non ti vuole incontrare. Troppa lucidità c'è, Valentina, non ti vuole incontrare per quello. Però veramente, non so, cioè, per me, se ci sentono, stanno facendo una pessima figura, anche a livello di corpo, anche a livello di uomini. Cioè, io piuttosto, come hai detto tu, dimmi che inventatelo, dimmi che non siamo più in uno stato di diritto, e poi tu ti comporterai di conseguenza. Ma non penso che là dentro ci sia un pazzo che arrivi a dire una frase del genere, se non è così, se non fosse così, se non è. Trasformazione o non trasformazione, ancora siamo qua e bisogna agire con quello che siamo qua. Domani, ma domani magari non ci siamo neanche più, ci saranno altri, Quindi, intanto siamo qua. Io, quello che mi sento di dire è che se fossi in loro, dentro quel corpo, sì, ti tiro giù, ma poi deve esserci il passaggio successivo. Non sto spostando un qualche cosa e basta. Cioè, anche se dovessi pulire quelle scale, alla fine la paletta la prendo e vado a buttarla nel cestino, no? Quindi ho fatto tutto il processo che dovevo fare. Qui, ok, ti hanno spostato e poi? E mo? Si torna dentro? Andiamo a berci caffè allo spaccio, alla cosa che hanno loro, la mensa lì, che ci avranno qualcosa, boh. Cioè, manca sempre. E io sono lì che spero, Valentino, non capir male, sono lì che spero, Dai. Sai che pensavo anche che... Luca, ma secondo te non lo spero anch'io, sì. Non li ho invitati, non gliel'ho consigliato, facciamola finita, fate questo arresto, facciamola finita, arriviamo. Io l'unico timore che ho è che mi sedano dentro. Però sette mesi di testimonianza di chi sono non li aiuta, cioè mi possono anche sedare, però non li aiuta, perché ci sono 7 mesi, no, io non voglio dire 44 anni di vita, ma 7 mesi, si vede io chi sono, quindi anche se poi alla fine mi sedi dentro e chimicamente mi butti giù, ma poi alla fine si vede chi ero, e chi è fuori poi te lo fa vedere chi ero, l'onda ormai è partita. Allora, sono stata anche io ad invitarli e ad arrestarmi e a portarmi dentro. Così siamo tutti obbligati a fare sto processo. Un'altra coerenza nella lucidità sarebbe stata lasciare qui gli agenti tutto il giorno. Ma che tu, dopo che mi hai buttato per terra, te ne vai? Ma di che stiamo a parlare? È simbolico, Valentina. È simbolico, non è ovvio che, per quello che dico, no? Anche come hai detto tu adesso, gli agenti, ma dovrebbero metterne due fissi. Dovrebbero mettere due fissi che stanno là con voi. Ogni volta che fai il gradino, via, si interviene, no? Luca, è una manifestazione, mi stai sfrantumando le palle che secondo te la legislazione successiva è una manifestazione. Manifestazione, ci deve essere una volante fissa. Dov'è la volante fissa?
Allora, lo capite che anche con la legislazione successiva, sto parlando agli addetti ai lavori, scusate, lo capite che anche con la legislazione successiva c'è stata frattura? Perché minimo ci dovrebbe essere la volante qui fissa. Ha maggior ragione che dite che non è autorizzata. Lo capite, porca di una miseria! Ma che vi serve Valentina Fusco per farvi fare figure di merda? Almeno una volante fissa, ha maggior ragione che non è una manifestazione. Se stai portando avanti questo, ma non lo puoi portare avanti, ma sto parlando a te che stai architettando tutto, ci diamo del tu, ti ricordi? Si vede bene il gesto che sto facendo? O è talmente alterato che non si vede? Sembra perepe. Sì, si vede. Esatto, non è perepe, ma è parli troppo. Quindi a te che mi hai detto che parlo troppo, che sarei anche simpatica, ma parlo troppo, ti dico che basterebbe essere un po' più coerenti. E almeno una volante fissa ci dovrebbe stare. Ma nel momento in cui volete portare avanti che è una manifestazione non autorizzata e non ci mettete nemmeno agenti fissi in protezione della sicurezza pubblica, non regge. Capito che non regge? E a me state dando soltanto le testimonianze da portare una volta che mi porterete dentro. Quindi non so quanto vi stia convenendo. Fai prima a farmi fuori, come ci hai provato 2 anni fa. Non ti hanno aiutato 7 mesi, io te lo dico. Trova la soluzione, o mi fai fuori o chiudiamo questa storia, perché ora sono ancora in pochi a saperlo, ma più si va avanti e più la bomba scoppia, che tu voglia o no. Ma non perché la faccio scoppiare io, perché io più di tanto non posso fare. C'è qualcuno ancora più su di te e di me. È chiaro? È ovvio che non si tratti di manifestazione ed è il motivo per il quale non c'è mai una volante. Perché comunicato che si tratta di un presidio fisso permanente da ormai 7 mesi, non c'è bisogno di comunicarlo, anzi, sono stata io troppo precisa in legge a comunicare quando era il caso che ci fosse, perché era sicurezza pubblica, la volante, comunicare dove, come, quanto, perché. E anche in quel caso non ci siete stati. Io ne avrei tanto da dirvi, ma di certo non ve lo dico in un canale. Riccardo, scusa, stavi parlando prima. Sì, no, volevo solo chiedere o fare un'osservazione. Ma la tipa lì in gonna lunga che ti invitava a scendere giù, ma poi diceva piano, piano, signora. Cioè, come se facessi te l'azione. Cioè, voglio dire... Ma è rincoglionita questa qui, voglio dire, cioè, piano piano signore. No, no Riccardo, fa parte della strategia, sembrare che sia io a buttarmi, che lo stia facendo apposta, sono talmente cretina che io mi faccio male, capito? Ti stavo facendo notare che cioè sta cosa qui sul fatto che a loro, visto che ci seguono, cioè tutti quanti noi ci accorgiamo, cioè sceneggiata, regia, vabbè, non ti interessano questi termini qua,
ma loro pensano fessi, cioè questo è il discorso, cioè va bene, faranno fuori me, va bene, se fanno fuori me lo sa tutto il mondo, ma voglio dire, noi, faranno fuori noi, però dopo ci saranno sempre gli altri, come giustamente hai detto te, ci sono i video che fanno il giro, ma e poi quel, cioè questi sono, come dicevo, sono dei delinquenti, dei criminali, sono gli stessi che da piccolini volevano fare i ladri, i delinquenti, solo che a un certo punto ho detto, beh, in giacca e cravatta è più figo, riusciamo a scamparla. Questo è il loro modo di gestire la cosa. E soprattutto queste persone, cioè due armadi così, è un'ulteriore provocazione e soprattutto vogliono far vedere loro, cioè far vedere tutti quanti, ah, noi non teniamo i guanti, noi siamo limpidi, siamo trasparenti e facciamo vedere come portiamo giù la spazzatura. Cioè è come se ti dessero valore ma nello stesso tempo non ti dessero valore, è tutto in funzione alle future persone che guardano i video. Questa è la mia considerazione. Valentina, posso? Allora, no, io in tutto ciò, vedendo questa scena, mi viene da pensare che la persona che dà le disposizioni è infantile. E io vedo questo, è come i bambini, no? No, il marciapiede è di pertinenza della questura. Cioè, mi hai preso il gioco, lo assumi, dai. E un'altra cosa, hanno capito bene che tu li stai provocando affinché tu ottenga il processo, però non sanno come muoversi, non lo sanno. Allora mi fa una domanda, cioè io credo che questa è la legge, si comportano come i bambini, si mettono giù e no, qui non ci stare, signora, non si faccia piano piano. Mi ricordo il primo video dove hanno fatto questa stazione, addirittura paradosso, tu eri terra e il poliziotto ha detto a casa, Loredana, tu, Loredana, Loredana, sì. Scusami, allora esci e rientra perché ovviamente stanno disturbando te che stai parlando, esci, rientra e per favore ritorna al punto dove dicevi, mi ricordo il primo video, perché da lì non si è capito. Pensavo di essere solo io a non riuscire a capirle. No, 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 ora stanno toccando tutti quelli che parlano. Non solo ora, Vale, praticamente non mi arrivano le notifiche e va bene. Sappiamo. Primo video, una cosa è stata veramente paradossale. Tu eri per terra, cioè ti avevano buttato per terra quando hanno finito di trascinarti per le scale e ho sentito una voce che diceva attenzione signora, se no cade. Cioè, di che cosa stiamo parlando? E io voglio dire, no, mo, loro riprendono. È questo quello che mi sconcerta. Non capisco, non riesco. Cioè, è come se veramente loro stessi ci fosse una dissonanza cognitiva. Cioè, lo state facendo e però dite altro. Ma pensano che tutti quanti siano influenzabili dalle loro parole? O hanno ancora la... Sì. Allora, aspetta, te lo spiego io. Sono abituati che dall'altra parte non si abbia la preparazione premeditatamente di scoprirli e quindi la strategia li porta a scovare un minimo punto che vada al loro vantaggio. La consuetudine strategica li abitua a non preoccuparsi di come, perché tanto qualcosa troveranno sempre che giustificherà quel tipo di azione. È che in questo momento non va proprio così.
appunto poiché anche voi riprendete, c'è un'altra angolazione delle cose. È un'altra elezione, tu ti puoi inventare quello che ti pare, ma l'azione l'hai fatta e si è vista chiaramente come il calcio, la ginocchiata volontariamente data, perché non è che lui stava scendendo dal gradino, si è vista bene la tua destra che è dondolata, quindi che cosa ti aveva un crampo e improvvisamente ha scrocchiato il no, cioè, che cosa allora ti vuoi... io no. Non volevo raccontare, perché ne ho parlato tra di noi, non volevo raccontarvi questa strategia messa in campo da loro, però forse è arrivato il momento di dirvi tutto, anche questo. Allora, esaminiamo che cosa è successo. Il giorno precedente io mi tiro indietro, perché ovviamente... Se io mi faccio accompagnare, vuol dire che sono consensuale a scendere. Non mi stai forzando tu, non stai facendo l'azione di forza. Sono io che sto scendendo, sono io che non sto esercitando il diritto di stare su un luogo pubblico. Possibilità binaria è che io nell'essere accompagnata mi butti giù per terra, giro giro tondo. Allora quel mi dicono che non lo dovrei dire, no, vuol dire che devo dire tutto, vuol dire che devo dire tutto. E quindi io mi fermo perché esercito il mio diritto, quindi io sto ferma in quel punto. Se tu sei in legge, mi devi alzare di peso senza farmi male e mi devi accompagnare fuori. Se sei in legge, se invece mi trascini, vuol dire che non sei in legge e stai giocando sull'ambiguità di quell'azione. Siccome il giorno precedente hanno visto che io mi sono tirata indietro e quindi vuol dire che sto esercitando il mio diritto, il giorno dopo hanno messo il terzo dietro. Ora mi viene da dire una cosa, io dietro non ci faccio mettere nessuno. Hai capito? A te. Ogni riccio è un capriccio. Dietro non permetto a nessuno di starci. Figurati a te. Chiusa parentesi. Perché è stata messa la persona dietro? Perché la strategia era di darmi una ginocchiata nelle ginocchia. Perché? Perché se io cado, o meglio, se io perdo forza e cado su me stessa, vuol dire che mi sto gettando. Diverso è se io cado di dietro o se cado davanti. Non sto controllando la caduta. Quindi la strategia era che arrivasse una ginocchiata nelle ginocchia ed io cadessi su me stessa. Siccome gli è andato male perché mentre mi hanno alzata io ho perso immediatamente l'equilibrio e sono caduta, non ha potuto darmi la ginocchiata. Ma siccome questa cosa l'ha fatto arrabbiare, quando è sceso giù mi ha dato comunque la ginocchiata dietro la schiena, perché ormai ce l'aveva qua la ginocchiata. Lui era sceso per darmi la ginocchiata. E se non ce l'ha fatta prima, ce la doveva far dopo. E si è fottuto. Hai capito, belli ricci? Ti sei fottuto. La circuizione vi porta a non essere lucidi, io ve lo dico. Vi consiglio a badare bene a cosa state facendo. Perché se siete circuiti, siete pericolosi e non agite in legge.
commettete reati. Quindi il tuo nervosismo, il tuo ego, la tua rabbia, il messaggio iniziale che aveva qua dentro di darmi la ginocchiata, te l'ha fatta dare quando io ero a terra. E ti sei fottuto. Quindi, come vedete, tutto ha uno schema ben preciso. Ed io vi potrei dire tutti i movimenti che hanno fatto, che fanno e che riconosco quando sono in atto. Ma non posso scoprirli in una chat, perché servono a me. Ale, posso dirti una cosa? Sì, sicuramente tu conosci le dinamiche. Eccomi. Tu sicuramente conosci le dinamiche. Però ti posso garantire che certe cose si notano attraverso i video. Si vede la premeditazione, anche perché quando lui ti ha dato il calcio, fatalità, la sua collega copriva bene quel lato, e come si vede bene quando la prima volta sei scesa, carina sta cosa, ti hanno tirato giù dalle scale dove tu hai mandato la schiena all'indietro, si vede, non ti sei fatta in avanti, quindi voglio dire, per carità, io non ne ho competenza, però sono quei particolari che saltano all'occhio. E non lo so loro quanto possano dire che casuale è stata te, perché torno a ripetere, io ho visto una chiara abitazione come la poliziotta, appunto, che quando ti hanno messo in piedi sempre il primo video ti ha tenuto per un bel po' sollevata con il braccio. Come dici te, sì, magari tu sai come si muovono, ma ti posso garantire che anche noi notiamo certi particolari, anche se non abbiamo mai avuto a che fare. Io però ribadisco una cosa, vedo tutto ciò infantile, non vedo la legge per la quale uno dovrebbe portare rispetto. Io vedo dei bambini, adulti che, come dici tu, avranno ricevuto delle disposizioni, sì, ma si comportano tale e quale ai bambini, fanno le stesse cose, anche l'ultimo, appunto, l'ultima ginocchiata, ok, te lo devo dare, te l'ho data, non capisco, ti giuro, non capisco, non lo so, non, rimango basita, ecco, forse il termine è giusto, è basita. Perché se io devo rispettare qualcosa, devo rispettare la legge. Questa è la modalità? Questo ci fa capire che quando io sottolineo essere degli uomini anche loro, nel tempo sono stati anche loro portati all'ignoranza. Non solo di conoscenza, ma l'ignoranza anche umana. Ecco perché sono in cattività. C'è anche da dire, Vale, che dicono certe cose. Quale mezzo di registrazione varrà in tribunale? Scusa, Tutto. La legge dichiara che tu, non a caso esiste la difesa personale e quindi è legittimo anche avere un'arma. E... Nella loro testa. Ah, nella loro testa, è peccato che... Quale mezzo di comunicazione, di registrazione, Vale? Dopo che riatterra, attenzione che cada, pensa, il giudice dice, gliel'abbiamo anche detto, no? Attenzione che cada. È come mettere attenzione... pavimento scivoloso, no? Cioè, attenzione.
Sì, ma sai, nella loro testa c'hanno un sacco di robe. Vale, una cosa. Scusa, scusa. Vai, vai, Lorenzana, vai. Vai tu, stavo solo finendo la considerazione di questa roba. Loredana, un consiglio però, esci rientra perché di nuovo sei metallica. Vado? Mi senti adesso? Ok. Allora, e niente, mi è sfuggito. Vabbè, l'unica cosa che mi viene in mente, io scrivo, che diciamo per quanto riguarda i militari la difesa deve essere pari all'offesa, ok? Ma in questo caso tu che eri lì con le mani alzate, cioè, per quale motivo tu non mi pare che ti sei gettata su di loro e l'hai presi di forza e l'hai buttati giù delle scale. Allora io voglio dire, ma perché hanno presunzione di agire in questa maniera? Perché? Allora non vale niente tutto quello che gli hanno insegnato, forse gli hanno insegnato, non... Ci sono delle incongruenze proprio grandi, grandi, grandi dal mio punto di vista. Poi per quanto riguarda il discorso delle posizioni dei video, come fanno a dire che loro è il vero e quello che avete preso voi è il falso? Allora sono opinabili entrambi. E ultima cosa, poi mazzettisco, niente, mi è risfuggita un'altra volta, mi era venuta in mente, però mi è risfuggita un'altra volta, va bene, chiudo. È il motivo per il quale ho deciso di mettere in diretta l'esecuzione, che poi non è avvenuta in diretta, anzi sono stati molto furbi ad aspettare che io attaccassi la diretta. Proprio per far sì che altri testimoni potessero visionare ciò che sta accadendo e non si potesse disquisire sul mezzo di registrazione di una parte e il mezzo di registrazione dell'altra. Era riguardo a ciò, appunto, e io sono convinta di una cosa, che proprio perché voi state riprendendo sembrano degli attori, nonostante facciano delle aggressioni, sembrano degli attori, te lo posso garantire vedendolo da qua, stamattina poi sembrava veramente il teatrino con la signora che si avvicinava anche amorevolmente, sembravano degli attori, quindi e questo grazie al fatto che voi riprendete, perché altrimenti sono certa, io mi ricordo tutte le altre aggressioni, perché queste le puoi chiamare solo che aggressioni, sono state molto più forti. Queste invece sembrano delicate, a parte il fatto che ti trascinano giù, però vedi quanta gentilezza, signora, signora, e un'altra cosa ancora, è che veramente non sanno quello che dicono, una volta è un presidio, una volta è manifestazione, una volta è presidio, ma nella stessa dichiarazione, ma io dico, ma vi rendete conto di quello che dite? Loredana, sono in difficoltà, non sanno, non si comportano bene, quando sei in difficoltà sbagli, non c'è un procedimento che hanno, come hai detto tu, imparato, studiato e cioè, quant'altro, sono in difficoltà perché dovrebbero andare avanti dopo quelle geste, dopo quel fatto dovrebbero proseguire con le azioni di polizia, che sono in difficoltà, essendo in difficoltà tutto viene fuori male, no? Non è un'operazione di polizia che inizia dall'A alla Z, e c'è solo l'A qui, c'è solo proprio l'A e si ferma lì, e quindi è normale che se devi fare un lavoro perché lo devi fare, oggi tocca a me, scendi, sono in difficoltà. Io per quello dico che sono infantili, perché a me sembra che fanno buh
e poi tornano indietro, ti spaventano e tornano indietro. E quindi? C'è sempre la magistratura, c'è sempre la magistratura, e non vogliono sbagliare troppo anche loro, anche l'essere umano che è lì. No, non la ritengo una giustificazione, mi dispiace, non la ritengo una giustificazione. Allora sono 7 mesi. Ma non lo è. Non lo è una giustificazione. Loredana non sta dando una giustificazione, sta solo sottolineando qual è la condizione, che è assurda. Quindi, però è questa la condizione. Certo che non è una giustificazione. Ascolto che vi ho detto prima, è un dato di fatto che loro pensano di essere in legge. Certo che non lo sono, ma è un dato di fatto che loro pensano di essere in legge. È in virtù del loro pensiero, della loro credenza che io dico: va bene, non stiamo a perdere tempo qui, se lo sei tu, se lo sono io, non ce la meniamo, perché mi sono rotta anche un pochino le palle, ok? Dopo 7 mesi io non voglio più disquisire con te che scendi e mi vieni a dire signora, oppure mi voglio continuare a far fare lividi di merda, capito? Allora, non dobbiamo disquisire io e te. Te, agente, te, funzionario, te. Non voglio disquisire più con voi. Pensate di essere nella legge? Perfetto, io pure. C'è quell'organo lì? Andiamo e ne disquisiamo. Col giudice? Anche 12. Mettetecene 12 di giudici. Però sapete perché non viene fatto questo? Perché bisogna cominciare a tirare fuori la polizia privata e bisogna mettere carabinieri e polizia all'entrata. Bisogna cominciare ad accettare la mia identificazione, perché secondo la legge sulla pubblica sicurezza sono io che mi identifico. E poi bisogna accettare la mia difesa personale. E non si può appioppare un avvocato. Allora, siccome tutta questa roba qua e allora se facciamo tutta sta roba qua abbiamo finito, Valentina. E allora che cavolo parliamo a fare del resto? Perché basterebbe solo questa roba qua e siamo a posto. Tutta questa roba qua sono 7 mesi e mezzo. Hai detto, cioè tutta questa roba qua, hai detto niente. Vale, ma io di questo ne sono convinta, che tu se stai lì da 7 mesi, proprio perché sanno benissimo che se affrontano il tuo caso non ne possono uscire, diciamo, vincitori. Però quello che mi domando, che facendo passare tempo, azioni e tutto, più vanno avanti e più sono meno credibili, capisci? È questo che io dico, è normale, è spontaneo, che poi alla fine uno per forza, anche il più ottuso, si schieri dalla... Ah, vabbè, io non capisco quelli di Grosseto e vabbè, ormai stendiamo un velo pietoso. Io ti vorrei qua sotto casa, quindi è l'invidio perché tu sei lì e loro non hanno... Vabbè, considerazioni personali. Però voglio dire, ma si rendono conto che stanno alimentando sempre di più a tuo favore? Perché ritengo che anche se non ne sono a conoscenza della legge, io vedo certi comportamenti, che cosa posso pensare? Sulle scale ci potrei stare io, arriva qualcuno e mi dice no, questa è pertinenza della questura e mi trascina giù. Almeno io la faccio questa similitudine, no? Non lo so, quindi che cosa vogliono, che cosa sperano che accada secondo te? Se c'è una fine, se ci sarà una fine che non è quella che prevedi tu, loro che cosa stanno sperando?
mondo. Se ne vanno a casa, che se ne vanno a casa, ciao, chiusa baracca, sedie rimovibili sul suolo pubblico, e se ne vanno a casa. La stanchezza, tanto loro sono pagati, l'avete già detto, sono là tutti i giorni e non hanno paura che vinca Valentina, hanno paura che vinciamo tutti. Cioè, lo capite che è una cosa gigantesca? Non hanno paura che vinca Valentina, perché Valentina ci sta mettendo la faccia in prima linea, la più preparata, e purtroppo chi più di lei lo può fare. È questa la cosa. Speriamo che col freddo, col caldo, col sole, con le intemperie, magari vi mandano anche, mo che tanto fanno anche queste cose, la pioggia lì, ve ne andate a casa. Questo è. Io ormai la vedo come cioè, unica e ultima soluzione. Io ho guardato stamattina i video, Valentina, e vabbè, non c'è più niente da dire, tutto quello che c'è da dire, insomma, e potrebbe essere un bel film. Però ascoltavo quello che dicevi prima tu delle ginocchia, è veramente una roba sottile comunque, cioè... Io non avrei neanche la più qualide idea di pensare, per cui non oro pensare se un giorno mi capita di alzare un dito o mettere una mano in tasca, cosa potrebbe venire fuori. Ora capisco perché vuoi il processo a porte aperte, perché ovviamente sappiamo tutti che chiuse quelle porte là, tu sei tu, e per loro non conti niente, loro fanno quello che vogliono. Fanno già adesso, per cui... Ma stamattina non so chi ha detto... che la moglie del, cioè la dirigente della prefettura e la moglie del ministro, sono andato a vedere chi era il ministro Piantedosi, ok, ho chiuso, ho dovuto grazie, si capisce chi è lui, chi è lei, e fatalità è là. Per chi non sfondiamo una porta aperta, tu stai cercando di sfondare un portone grande, sigillato, con tutto quello che ci va dietro, che beh, sappiamo che non ha senso neanche più dirlo, perché più lo diciamo, più incrementiamo queste robe. Però devo dire che sì, ho rivisto i video, ho capito che quello di stamattina, sì, solo a te può capitare, perché ripeto, una unica, io lo ripeterò sempre, la mia parola per te è unica, assieme alle tue sorelle, perché le tue sorelle hanno, per me, scusate il francesismo, due palle grandi come me, non ce le ho neanche io. E siamo lì con te e vediamo cosa possiamo fare. Ecco. Lo studio, sì, iniziamo a farlo. Ecco. Questo cominciamo a farlo, grazie ragazzi. Grazie a te. Valentina, sei una grande. Roberta, ti hanno chiuso il microfono. Esce, rientra per favore. No, adesso? Sì, ora adesso sì. Adesso sì. Dico che l'emozione è fortissima per vedere quanto valore ci sta dentro una grande donna che riesce a trasmetterci la sua forza e a toglierci le nostre paure. Almeno parlo da parte mia, sono una persona che ha vissuto molta paura e vive paura, e grazie a te vedo che il tuo sorriso toglie queste paure e trasmetti valore, e credo che loro, oltre un'altra cosa che trasmetti e che loro hanno capito, che a differenza di tutti questi uomini e donne di potere non sei corruttibile. Non so se l'avrei detto in qualche altro video, ma io penso che oltre quello che ha detto Luca, che dicono che indubbiamente si scoperchia un vaso di Pandora incredibile dietro la tua storia, perché non è Valentina Fusco solamente, ma tutto il mondo che ci sta appresso, loro hanno capito che tu sei una incorruttibile. E mi sarei aspettata, e non so se magari lo hanno proposto o lo avrebbero proposto, è un desiderio che loro vorrebbero, che ti si potesse azzittire con un premio, una regalia, un viaggio, che ne so, una casa in un altro posto, affinché non se ne parli più, cosa che magari fanno tantissimi dei nostri politici o di persone che ricoprono grandi cariche per far sì che... Roberta, tu lo sai che io vi ho raccontato che ci hanno già provato.
mi hanno già minacciata e provato a comprare in vari modi. E quindi ho già provato tutte queste cose qui, lo sanno benissimo. C'è una rabbia. Per che non loro. C'è niente, lo sanno benissimo ed è il motivo per il quale sanno benissimo che io sono pronta a perdere la vita. Sanno benissimo che quando li sfido e gli dico tanto ci avete già provato, fatemi fuori, fate prima. Sanno benissimo che non sto scherzando, perché io a costo della vita, come ho detto sempre, non permetto a nessuno di fare in altro modo, o comprandomi o minacciandomi, non lo permetta a nessuno. Quindi o lo porto avanti come dico io, e cioè nella verità, nella giustizia e nell'amore, non guardando in faccia a nessuno, oppure preferisco morire. Questo deve essere chiaro. A loro è molto chiaro, tranquilli che a loro è molto chiaro, perché vi posso assicurare che la politica sarebbe già ritornata. E invece è arrivata inizialmente, ci ha provato più volte e poi ha perso le speranze. O credete che quando ci sono i tavoli di confronto ai piani alti, certi personaggi non si siano detti hai provato questo, ma hai provato a darle questo, hai provato, ma l'hai avvicinata così, ma hai fatto quest'altro, ma hai provato... o credete che non l'abbiano fatto? State tranquilli che l'hanno fatto, hanno detto tra di loro e le risposte sono state no, questa non la prendi così, capito? Sono partiti dal basso e sono arrivati all'alto. Abbiamo provato questo, abbiamo provato questo, abbiamo provato questo, abbiamo provato quest'altro. Non la prendi. Capito? Quindi dovrebbero aver fatto la stessa cosa anche con lo sanno benissimo. Vai Luca. Dovrebbero aver fatto la stessa cosa anche con un vostro ex amico, se non sbaglio. Ex qualcosa che non sappiamo più cos'è oggi, però lui ha ceduto, poverino, vabbè, mi spiace. Ognuno ha la sua strada. In un mondo in cui viviamo, dove ognuno ha il suo prezzo, trovare una persona, più persone, indubbiamente quando io parlo di te parlo anche di tutte le altre ragazze che sono con te, che sono in onore assieme a te, e a cui va la mia più prima. È disarmante, perché oggi viviamo in un mondo dove... si omette anche la legge, la giustizia, perché ci si dà un valore, ognuno ha un valore, si dà un valore per qualunque cosa, e quindi questo è disarmante, credo che sia la cosa che gli fa andare in dissonanza cognitiva, cioè non gli fa capire più niente. Grande. Ai miei figli, io devo insegnare questo se voglio un mondo migliore. Quindi mio figlio, volete sapere anche questa? Vi dico anche questa. Oggi è la giornata delle rivelazioni. Ma non era già stata fatta quella giornata? È la bis, è la bis. E poi faremo la ter e la quater. I miei figli mi hanno detto, mamma, tu è perché vuoi troppi soldi. Lascia stare l'indennizzo. Lascia stare l'indennizzo. Ha parlato Riccardo? No. I miei figli hanno detto lascia stare l'indennizzo, mamma. Digli che ti diano la tua roba, che mettano questo timbro sul tuo documento, che ci lasciano perdere e tu chiudi anche il canale e tutto. Lascia stare i soldi, tanto noi non abbiamo mai vissuto nell'agio, siamo abituati a guadagnarci i soldi. La macchina si aggiusterà
e tu ricomincerai a lavorare e ricominceremo ad aggiustare tutte le cose. Digli che i soldi non li vuoi e che l'indennizzo non lo vuoi. Vedrai, mamma, vedrai che loro poi questo così ti mandano via. Io sono sicuro che è per l'indennizzo che non ti stanno facendo andare via. Questo mi hanno detto i miei figli. E questo vi fa capire la misura che i miei figli hanno dato la possibilità di essere corruttibili, anche in futuro per loro. Vale, il problema è che una cosa è fondamentale, cioè che a loro, ma non a loro, anche a noi, cioè penso che tu sia momentaneamente ovviamente l'unica, perché se vado a pensare anche i minimi dettagli, l'unica che può e che rispetta la legge, è quello il discorso. A loro, ma come a me, perché io vedo la classica parcheggiare, anche io parcheggio a 2 minuti, non c'è poco da dire, cioè è inutile che mi nascondo dietro. Anch'io se ho l'occasione, fa l'uomo ladro. Il problema è che tu invece questo non ce l'hai, dai piedi alla punta dei capelli. E questo è una cosa che dà fastidio, secondo me, di tante altre cose. Non sei minimamente corruttibile e dà fastidio anche al popolo, perché ci hanno sempre fatto capire, vedere che in qualche maniera, da una parte o dell'altra, e i tuoi figli lo sanno, un qualcosa si fa. È quello che ci hanno portato, ci hanno votato alla materia. E quando uno è votato alla materia, là si arriva alla fine. Lo so, è difficile comunque. Comunque, sempre in gamba e unica, assieme alle tue sorelle. Vale, posso dire? Robby, Roberta? Sì, no, volevo dire solo che, come dice sempre Valentina e come ci stiamo imparando, la coerenza è una cosa importantissima. Se non agiamo in coerenza, indubbiamente, non si può scegliere una cosa sì e per un'altra no, per una cosa sì per un'altra no. Per questo ognuno di noi cerca di riuscire a ritirare le fila della propria vita, che è stata, credo, per ognuno di noi fatta con molte incoerenze, e se vogliamo giustizia dobbiamo risistemare tutta questa cosa nella coerenza. Scusa Loredana. No, volevo solo dire riguardo ai tuoi figli, che sono 2 piccoli saggi, però forse sono ancora troppo piccoli per capire che cosa significa l'indennizzo dell'anima. Non è una questione solo economica, non è una questione di soldi, è un indennizzo dell'anima quello che tu cerchi, perché la tua purezza, non, anche se ti riconoscessero tutto l'oro del mondo, non potrebbe soddisfare quello che è l'indennizzo proprio che vuoi dentro di te, è diverso. Loredana, permettimi, penso che i figli di Valentina sappiano proprio che com'è Valentina, com'è la loro mamma, ma hanno capito come sono gli altri che si stanno attaccando a queste cose. Per questo, Tiziana, l'ho definiti 2 piccoli saggi, perché hanno capito benissimo, però io credo che anche se Valentina dovesse decidere di mollare, proprio perché, per come diceva prima Luca, per stanchezza, gli rimarrà io ne sono convinta, gli rimarrà sempre questa cicatrice. Che non saranno i soldi o qualcos'altro, il lavoro, la macchina riparata, tutto, cioè non ci sarà mai quell'appagamento. Per questo io capisco, ovvio, come si suol dire, la mela non cade mai lontano dall'albero, e quindi io credo che i suoi figli sono il prodotto di Valentina. Allora, siccome siamo in
rivelazione ancora oggi. Questa è una cosa che ho cominciato a dire a mio figlio, il più piccolo, l'ho buttata lì e per vari motivi ho non portato avanti. Ho proposto a mio figlio di venire con me, e cioè di vivere questa esperienza insieme, perché io credo che l'unione delle due generazioni possa essere l'energia finale di questa condizione. E mio figlio, quello piccolo, è un saggio anche lui, mentre il grande sa già chi è e ha già solcato la sua strada, il piccolo fa fatica perché ha un passato e delle reminiscenze dell'altra parte, la parte paterna, che quindi non gli permettono ancora di sapere chi è, poi è più piccolo. E sembra paradossale, ma lui fa fatica a studiare. Ma è di un'intelligenza assurda. È di una preparazione, di una sostanza, di una... È stupendo. È un'anima stupenda. E credo che vivere questa esperienza probabilmente possa essere per lui l'apertura della sua vita. E tendo a frenarmi, a credere che possa fargli fare questa cosa, perché non vorrei che si spostasse l'attenzione sulla mamma che fa vivere suo figlio in una macchina. Se finora non ho ancora portato avanti questo mio pensiero, questo mio sentire, è solo perché non vorrei che, arrivati fino qui, spostando l'attenzione su questa questione, si possa perdere tutto. Ma io ho anche questo sentire. Mio figlio più grande lo ha anche spronato l'altro giorno, dicendogli: dal mio stipendio del lavoro, non lo dico a mamma, ti do io una piccola paghetta, studia. E lui ha risposto: ti faccio tutto quello che vuoi, come se fosse dovuto, no? I lavori in casa, mi occupo della casa, ma studiare no, per avere la paghetta. E mio figlio gli ha detto: eh no, devi studiare. E quindi io so che i miei figli sono arrivati nella mia vita, l'ho sempre detto. Io so che i miei figli sono arrivati nella mia vita per un motivo ed io sono arrivata nella loro per un altro. Io lo so che loro sono il futuro, che hanno un grande compito del futuro e che lo devono portare avanti come io sto portando nella integrità questo momento, con la fatica. Quello che, caro mio poliziotto, quando tu, credendo di farmi sentire un verme, mi dici che io vivo in macchina, tu non sai che cosa c'è dietro tutto quello. Io quando torno a casa, quelle poche ore dai miei figli, i miei figli sono felici. Io non so se tu nella tua vita vivi le stesse cose. Quindi ti auguro di vivere in macchina per provare quello che provo io, caro poliziotto. E quindi sì,
Vedete, il fatto che sia uscito fuori questo discorso è perché ancora di più mi state facendo capire che io ho esortato più volte i miei figli a dire facciamo i video insieme. Io credo che se voi siete nei video e cominciate ad essere nei video possa essere la possibilità di arrivare ai ragazzi. Non lo so in quale forma, però facciamo i video insieme. Mio figlio grande mi ha detto mamma, voglio venirvi a fare le foto e voglio mettervi sui canali social, voglio fargli delle foto, voglio diventare, voglio fare dei blogger, dei blog, una roba del genere, io non le so queste cose. Dice, me ne occupo io, ma tu mamma devi essere conosciuta. Nei social ci sono delle cavolate assurde che fanno milioni di visualizzazioni e sapere che tu parli di queste cose e non hai la stessa opportunità non va bene. E considerate che mio figlio mi ha sempre detto che io avrei dovuto smettere di fare video. E l'altro mio figlio, il piccolo, mi ha sempre detto tu fai dei video che non vanno perché sei vecchia. Tu devi fare dei video che arrivano di più. E io gli ho sempre detto, che dovrei fare? Lui dice, non lo so, la scema. Perché se fai la scema, il video fa. E io ho detto, la scema. Mi ha detto, tu sei pesante, lo capisci che sei pesante. I tuoi video non vanno perché sei pesante. E allora è lì che io ho cominciato a pensare che forse vivere questa esperienza insieme col piccolo, visto che non ama studiare, ma quale miglior studio della vita? Quale miglior studio della vita della strada? Quale miglior studio del vivere sulla propria pelle la verità? E quindi è lì che io ho proposto di venire in macchina e devo dire che quando gliel'ho proposto, buttato lì, lui mi ha detto sì, va bene, vengo. Poi non ne abbiamo più parlato, lui era pronto a venire qualche mese fa quando ne abbiamo parlato. Dice, ma io pensavo che dovevo venire con te questa settimana. E io faccio, no, lascia stare. E poi è passata la cosa. Però vi ho rivelato anche questa cosa. Grazie immensamente. Robby, aspetta Luca, aspettate che chiudo il microfono. Robby, ripeti per favore perché non si è sentito e poi subito dopo di te Luca. Grazie immensamente per la condivisione di questa intimità meravigliosa, di questo grande insegnamento. Quando l'hai detto, mo non ti voglio far piangere perché poi io dico le cose come con la mia testa e come ne penso, no? Ci sono due cose che mi fanno piangere. Senti, la violenza, mi sento ritornare, la violenza e i miei figli. Sono le due cose che mi fanno piangere. Poi il resto, diciamo che lo vivo. Ma la violenza e i miei figli, purtroppo quando parlo dei miei figli è così. No, è per quello, perché quando hai detto quella cosa di tuo figlio, di portarlo lì, non so perché, Vale, ho avuto una sensazione talmente positiva, ci ho visto un giovane, ci ho visto, perché tu sei vecchia, ci ho visto un giovane, ci ho visto, sai, anche il blog dell'altro tuo figlio, ho detto, cavoli, forse, qualcosina per far vedere un po' di più, però poi tu dici certe cose, che la mamma, dico cavoli, a mio figlio io certe cose non le sentire, no?
E quindi ho detto, c'è anche quel lato della, per questo ho detto non voglio farti piangere, perché sto parlando di loro, visto che mi hai tirato in mezzo tu. Come ha detto anche benissimo Roberta, ognuno ha un prezzo, e ha detto che anche i politici, tutti i politici hanno un prezzo, se no non sarebbero lì. Ormai, se non è chiaro neanche questo, non stiamo qui neanche a parlarne. Quindi c'è stata quell'altra cosa, che tu dici quella cosa, purtroppo tu non hai prezzo, che io non vorrei far sentire a mio figlio questa cosa qui. Non perché non è giusto che tu non la dica a tuo figlio, perché fa parte della vita, però dico, cavoli, poi se c'è anche questa cosa qui, Valentina come si sente dentro a dirla col figlio di fianco ancora una volta lì? È la tua scelta, la tua vita, lo stai facendo per loro e ci mancherebbe. Poi veramente è difficile, però come l'hai detto che li portavi lì, ho avuto una... Lui, non so perché Valentina, ho avuto una sensazione... Mi sono fatto un film già nella mia testa, non so perché, guarda, non cioè così, non so, come l'hai detto mi si è aperto proprio qualcosa. Comunque piangi anche per colpa di Riccardo ogni tanto, non l'hai voluto dire però. No, ma non c'è, non ti ascolta perché non c'è. Sì, prima c'era gli altri, adesso magari non potrà, poverino, anche lui. Anch'io tante volte sono lì che vedo che ci siete, non posso entrare, e dico, mannaggia, un'altra ora di diretta, mi devo sparare, da risentire. No, sì, lo so. Magari se la risente sentirà questo passaggio qui. Comunque, veramente, ho avuto una bella sensazione quando l'hai detta. Adesso ci mancherebbe, cioè, non è che devi... volevo solo dirtelo, qua, tutto qua. Allora, non il fatto che sia uscita questa cosa, voi lo sapete che poi io ascolto, no? Ascolto tutto. E non lo so se il fatto che sia uscita vuol dire qualcosa. A questo punto la devo metabolizzare bene, vuol dire che forse devo prepararla, perché se è uscita un motivo ci sarà, quindi tutti abbiamo la sensazione che qui è cominciato e qui deve finire, e quindi chi lo sa, ora esce questa cosa. Forse la devo organizzare, non l'avevo organizzata, l'ho sentita, gliel'ho proposta a lui, però poi quella paura che si spostasse l'attenzione mi ha fatto chiudere tutto. Però forse la devo, come sempre, ponderare, organizzare bene, ma non è un'idea sbagliata, forse, non è arrivata a caso. Anche questo pensiero. Io ci ho visto tutte cose positive. L'amore che lui ha bisogno di avere, non soltanto mio, perché il mio amore purtroppo lo dà per scontato. A differenza dell'altro figlio, lui purtroppo mi vede come la colpa della separazione col padre. E quindi mi dà per scontato. Sa che la mamma lo ama, lo sa assolutamente, mi ama perché mi ama, ha degli atteggiamenti a volte dove ovviamente è palese, che sa benissimo che io sono tutto per lui, però mi dà per scontata. E quindi forse avere anche l'amore degli altri, non a caso di altre donne, che lo coprono in un certo modo, cioè quella lui non ha i nonni, no? Non ha i nonni perché non ci sono voluti stare, non perché sono morti, purtroppo hanno scelto di non stare vicino ai miei figli perché dovevano additare la mamma, e i miei figli hanno detto basta. Si sono rotti le scatole di sentir dire che la mamma, se c'era una cosa che non devi fare con i miei figli è quello
di parlargli male della mamma. E quindi hanno scelto di non stare accanto ai miei figli. Quindi gli mancano anche i nonni. Ed i nonni sono quella figura che ti copre, no? Ti dà tutto quello che la mamma non ti dà, ti vizia, no? Sì. Lui probabilmente ha bisogno di vivere delle zie. Sì. Perché i miei figli... hanno perso tutta una condizione familiare, hanno perso una figura maschile, hanno perso dei nonni, hanno perso degli zii, hanno perso tutta una normalità familiare, perché questa mamma gli ha dovuto fare un po' da tutto, da zia, da sorella, da padre, da nonno, da nonna, e quindi credo che da amica. E quindi credo che mio figlio abbia bisogno di... Mentre l'altro, ripeto, siamo cresciuti insieme. E quindi sa già chi è. Questo figlio ha bisogno di una serie di cose. Ed io mi sono sempre resa conto che forse non ero in grado di dargliele. E quindi ho bisogno di aiuto, e forse l'aiuto giusto è proprio non degli assistenti sociali, capito? Oh, preparatevi, perché magari in effetti voi pensate che col cazzo non vi ho fatto entrare prima, nella mia vita non vi faccio entrare dopo, che sia chiaro, no? Perché, ok? Chiaro? 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 Caputo? Perché poi non è solo la madre, le zie, sono le zie, e col cazzo che venite a rompere le palle. E quindi mi si chiarisce sempre di più, forse, boh, chi lo sa che succederà. 13:45, se non vuoi le zie li puoi fatte, allora te vamo ombra. Le bolle. Allora, vi dobbiamo lasciare, anche perché toccante, e allora ti devi vi lascio, e ci vediamo più tardi, io non posso che dirvi grazie. Dai, è Foscolandia. E lui è il suo telefonino, perché è in punizione, sì, sì. Questo è il suo telefonino, io non ho cambiato. Ah no, vabbè, quell'altro, in questo momento no, però no, quell'altro, sì. Quando vedete Dagli Fuscolabbia, è lui che ha chiamato se stesso con Dagli Fuscolabbia. Vabbè, si stanno chiarendo un sacco di cose, quindi va bene così. Grazie. A più tardi. Grazie a te. Riccardo, ti sei perso una bella diretta. Riccardo, ciao. Vai, Fuscola. Grazie a te. Ciao a tutti. Grazie, Valentina. Buona giornata. Grazie mille per aver condiviso con noi questa cosa. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.